il suo partito. Il collega Ricciardi non avrebbe fatto quell'intervento se quell'intervento con quei toni non fosse stato concordato anche con lei. E questa è la strategia che state portando avanti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Lei che vola alto, che fa gli appelli all'opposizione, il collega Di Maio che scrive, sì, ma faccia tutti i gesti che vuole, il collega Di Maio che scrive i post chiamando al dialogo, e il partito che rappresentate che viene utilizzato per provocare e insultare dalla mattina alla sera, per impedire un dialogo costruttivo. Perché non riuscite a mettere d'accordo la vostra maggioranza? Se avete il problema anche di parlare con l'opposizione, davvero non potete arrivare da nessuna parte. E quindi è una strategia. Ma lei può smentirmi, Presidente? Invece di fare i gesti, può smentirmi, colleghi, per favore, in quest'Aula la parola per prendere le distanze dal collega del Movimento 5 Stelle e dalle parole irrispettose che ha avuto nei confronti delle vittime, dei medici e di tutti coloro che in queste settimane hanno sacrificato qualcosa. Perché? Temo non accadrà. E vede, Presidente Conte, questa scena l'ho già vista. Noi ci siamo già incontrati varie volte, l'ultima volta che ci siamo incontrati le abbiamo chiesto rispetto per quest'Aula, per gli italiani, le abbiamo fatto notare che un governo serio prima scrive i decreti e poi li presenta in conferenza stampa. Speravamo di averla convinta. Torniamo